come ogni lunedì, eccoci al consueto appuntamento con la pagina sportiva. Prima categoria girone A, la capolista Praia Tortora nell'anticipo di sabato a Morano trova una Geppino Netti dura e determinata a fare risultato. I padroni di casa disputano una partita quasi perfetta e a pochi minuti dalla fine accarezzano il sogno della vittoria grazie al vantaggio con il gran gol di Amodio. Il sogno dura pochi minuti, Orsino rimette in parità e poi Ramunno avrebbe la palla vittoria per il Praia Tortora, ma per la Geppino Netti sarebbe stata una punizione troppo dura. Il pareggio è il risultato più giusto, dello stesso avviso anche il DS sportivo del Praia Tortora, Nicola Pucci. Abbiamo affrontato una partita molto difficile dove l'avversario ci ha messo in difficoltà in diverse fasi della partita, proponendo di gran lunga una prestazione molto significativa sia per il ritmo che per la grinta. Complessivamente la partita è andata avanti fino a quando poi il bravo attaccante della squadra di casa, Amodio, al quale vanno i miei personalissimi complimenti, ha fatto un grande gol a 10 minuti dalla fine, ma abbiamo avuto poi la forza di reagire e di pareggiare con il nostro instancabile Orsino, e alla fine abbiamo rischiato anche di vincerla all'ultimo respiro con una girata di testa di Bomber Ramunno. Ma per quanto visto appunto in campo, il pareggio mi sembra il risultato più giusto. Ci prepariamo per la gara casalinga di domenica prossima con il Rose, consapevoli che manca poco per raggiungere il nostro obiettivo, ma per farlo dobbiamo affrontare i prossimi impegni con la giusta attenzione e la giusta maturità. Del pareggio tra Praia Tortora e Geppino Netti ne approfitta il Real Sant'Agata. Con la vittoria per 2-0 sul Rocca riduce le distanze a 5 punti dalla capolista. Con 3 giornate alla fine dimostra di volerci ancora credere. Questi gli altri risultati e la classifica: Geppino Netti Praia Tortora 1-1, Mendolara Tavernese 1-1, Fuscaldo Bisignano 1-1, Mirto Crosia New Academy 0-2, Real Montalto Cetraro 6-0, Real Sant'Agata Rocca 2-0, Rose City San Lucido 2-5, ha riposato la Virtus Diamante. La classifica: in testa il Praia Tortora con 67 punti, seguito dal Real Sant'Agata a 62, Real Montalto 54, Rocca 44, Rose City 37. In coda alla classifica Geppino Netti 28 punti, Fuscaldo 22, Virtus Diamante 17, Cetraro 15, Amendolara 14. In eccellenza invece è già tempo di verdetti. Il più importante, il Corigliano, con la vittoria sulla Bovalinese per 3-2, conquista matematicamente la Serie D, mentre il Siderno retrocede in promozione. Ascoltiamo il presidente Nucaro del Corigliano. Noi avevamo già allestito una squadra per vincere questo campionato. Dobbiamo dare merito alla Reggio Mediterranea che ci ha portato fino alla terz'ultima giornata di campionato. Portare l'onore della provincia di Cosenza dopo 30 anni è capitato a noi come Corigliano. Io sono ovviamente felice. Sono quei momenti che effettivamente non li sai descrivere, sei emozionato, sei scarico. Sono felice anche perché è giusto che il Corigliano abbia vinto questo campionato. Credo che l'abbiamo meritato ampiamente, anche come ti dicevo prima, bisogna dare merito alla Reggio Mediterranea, che è l'unica squadra che ci ha tenuto su presto. Questa squadra era finita molto, molto prima. Complimenti alla Reggio e a tutte le altre squadre, chiaramente. Questo dunque il quadro completo della 28esima giornata di eccellenza: Bovalinese Corigliano 2-3, Acri Bocale 2-1, Cutro Soriano 0-0, Gallico Catona Paolana 3-1, Isola Capo Rizzuto Trebisacce 3-1, Siderno Sersale 0-4, Reggio Mediterranea Cotronei 4-0, Scalea Olympic Rossanese 0-0. La classifica dunque: Corigliano matematicamente in Serie D con 72 punti, la Reggio Mediterranea 65, l'Olympic Rossanese 59, Bocale Cotronei 40. In coda la lotta è tra Isola Capo Rizzuto e Soriano 31 punti, Acri 25, Cutro 24, il Siderno già retrocesso in promozione con 14 punti. Per la pagina sportiva è tutto, grazie per averci seguito.